Gentili telespettatori, buona giornata. Matteo Salvini questa volta è stato chiaro. Nessuno ha detto per lui, ma lo dice direttamente. Ce ne sono tanti pronti a passare dalla nostra parte, tanti grillini. È questione solo di giorni per l'ufficializzazione. Quindi proprio Matteo Salvini, alla fine di un incontro con la stampa, parlando delle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che sono in programma il 26 di gennaio del prossimo anno, dice: probabilmente già da questa settimana presenteremo un primo caso ormai sintomatico, un consigliere comunale di una città capoluogo del gruppo 5 Stelle che aderirà al gruppo della Lega. E non si tratterebbe assolutamente di un caso isolato, ce ne sono tanti nei consigli regionali e non solo. Quindi il leader della Lega poi dice: fossi in Grillo, Conte o Di Maio, mi porrei il problema di questa crisi. Evidentemente qualcuno ha tradito. Quindi la Lega si prepara ad accogliere diversi grillini che a stretto giro lasceranno ufficialmente il Movimento 5 Stelle. Non sappiamo attualmente quanti siano a livello del Senato, perché per fare cadere questo governo servono almeno 10 senatori che passano alla Lega. Perché la maggioranza ha un vantaggio di 9 senatori per far approvare le sue leggi e per considerarsi governo maggioranza. Se 10 senatori passano con la Lega, cadrebbe comunque il governo, perché il governo non avrebbe più i numeri per governare. E parlo di Senato perché in Parlamento i numeri sono più grandi, cioè ci vogliono più parlamentari per far cadere il governo. Il punto critico è proprio al Senato della Repubblica, Palazzo Madama. I casi recenti sono ad esempio Manuela San Giorgi che a Imola ha lasciato il posto del comune, di sindaco, perché dice non voglio essere il burattino del PD, del Partito Democratico, e dice io ho bisogno di appoggio per fare quello che i cittadini mi hanno votato per fare, oppure diventavo un burattino nelle mani del PD, cosa che io non voglio essere. E poi accusava Di Maio non mi ha mai telefonato, non mi ha mai cercato, io ho chiesto di parlare con lui, non ho mai avuto una sua telefonata e anche questo è sintomatico. Intanto c'è un primo caso, un senatore grillino chiamato dissidente, lui si chiama Ugo Grassi e annuncia che non voterà l'istituzione di un'agenzia nazionale per la ricerca. Per me è aberrante, allo Stato non voto la manovra. Poi la rivelazione, se passo alla Lega non rispondo. Già il non rispondo è indicativo, ma forse no. Il Movimento 5 Stelle perde pezzi. La colpa di chi è? Dello stesso movimento di Luigi Di Maio. Dice: non voterò neanche la manovra finanziaria e il mio abbandono è una legittima difesa, cioè devo difendermi dal Movimento 5 Stelle. Ma i contrasti a cosa sono dovuti con Luigi Di Maio? Intanto diciamo che lui, il senatore, era direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli, ordinario, professore ordinario di diritto civile, sempre a Napoli, era in rotta appunto con Gigino perché la scarsa democrazia appunto nel Movimento 5 Stelle e scarsa democrazia dei processi decisionali dentro appunto il partito. Erano sfociati a fine settembre le dimissioni dell'ex professore da capogruppo in commissioni affari costituzionali del Senato. E ora l'ipotesi di un addio ai 5 Stelle è molto concreta. Attenzione, non è il primo senatore o parlamentare che dice che c'è poca democrazia, che c'è una specie di regime all'interno del Movimento 5 Stelle, dove deputati e senatori non si possono permettere di criticare Di Maio, se no vengono espulsi, allontanati, gli viene fatto mobbing, vengono ghettizzati, addirittura sono dei casi che gli hanno tolto il lavoro, no? L'hanno detronizzato da un lavoro che aveva in un ministero, adesso in poi sei solo deputato, cioè, ma perché? Perché i costi del tuo stipendio erano troppo alti. Quindi ci sono proprio delle tecniche che utilizzano anche le peggiori aziende che voi potete immaginare per fare mobbing sui dipendenti, no? Lo isolo, non gli parlo, gli faccio capire che quella è la porta, gli dimezzo lo stipendio. Classiche tecniche da mobbing aziendale. Quindi
un partito che è quasi come una setta che spacciavano per un partito piatto dove tutti possono parlare, dove tutti hanno diritto di parola, dove anche l'ultimo può esprimere il suo voto, e invece non è così. Pensavano a una struttura piatta, invece è una struttura assolutamente verticistica dove è solo il capo politico che decide, anzi, Grillo decide e ordina a Di Maio e Di Maio esegue. Tutti gli altri accusano anche Di Maio di sentirsi dei pigiabottoni perché per Di Maio dicono il Parlamento e il Senato sarebbe fatto da pigiabottoni, persone che eseguono gli ordini. Quindi diciamo che nel partito, nel Movimento 5 Stelle, la situazione è di un'assoluta mancanza di trasparenza e democrazia, proprio come nella peggiore delle aziende dove voi avete lavorato nella vostra vita. Immaginatevi, ricordatevi quell'azienda, ecco. Il Movimento 5 Stelle era come quell'azienda, addirittura devi giustificare con chi vai a cena, con chi vai a pranzo, perché, per come, quindi era una cosa pseudo-dittatoriale. Quindi tornando al senatore che parlavamo prima, dice, dopo che ho visto la mancanza di democrazia e di trasparenza e vedo la contraddizione di ciò che mi era stato prospettato, che era oggettivamente il programma 5 Stelle, e ciò che sta accadendo adesso è diventata così aspra la diatriba che abbandonare il Movimento 5 Stelle diventa legittima difesa. E poi dice: ho accettato la mia candidatura per contrastare lo strapotere dell'ANVUR, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario della Ricerca. Non ci sono riuscito perché i 5 Stelle non si è proprio attivato, anzi ha fatto l'opposto. E non contenti, ne creiamo un'altra che costa 4 milioni di euro. Penso a quante borse di studio potremmo erogare con quei soldi. Certo, il Movimento 5 Stelle in campagna elettorale dice una cosa, poi non è che cambia idea, gli dicono di fare un'altra cosa, loro la fanno, ma perché non hanno conoscenza delle cose, e questo è un professore comunque che sa di quello che sta parlando. Nel Movimento 5 Stelle dice, vabbè, abbiamo cambiato, che importa? Invece è tutto fatto in maniera abbastanza superficiale. Quindi il senatore Grassi dice: sono irritato, amareggiato, deluso. Io entro nel movimento per fare una battaglia nell'università e questi non gliene è fregato niente, hanno cambiato le carte in tavola, addirittura hanno fatto un secondo organo che io stavo combattendo. Quindi per me è inaccettabile, passerò alla Lega, adesso vedrò che cosa fare, risponde. Intanto nel Movimento 5 Stelle, al suo interno, c'è una strategia per isolare Di Maio. Il nodo centrale resta quello dell'Ilva. Il Movimento ha scelto di appoggiare il Ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, dandogli l'incarico di trattare sulla vicenda. E intanto a Montecitorio, altra fumata nera per l'elezione del capogruppo. Molti dicono: ha incaricato Patuanelli perché lui non è più in grado di gestire il Movimento 5 Stelle, non è più in grado di gestire i gruppi che al suo all'interno saltano come dei grilli facendo quello che hanno voglia. Invece altri dicono: ma no, i fedelissimi dicono, ha delegato a Patuanelli per far vedere che non è una struttura verticistica, ma che lui delega altre persone ad agire in suo nome per conto suo. Quindi non si sa realmente se Di Maio abbia incaricato Patuanelli di gestire il problema Ilva perché non ce la fa più, perché è delegittimato o perché vuole mostrare appunto che lui delega, che non è un accentratore, ma è una persona che delega. Poi c'è anche il problema dei facilitatori. Adesso vi spiego cosa sono i facilitatori. Quindi i contrasti riguardano anche la struttura di comando. In sostanza, una parte dei parlamentari non sembra convinta dei facilitatori. Chi sono i facilitatori? Un gruppo di esperti chiamati a supportare e a consigliare Di Maio sulle principali questioni politiche. Alcuni pentastellati credono infatti che queste persone possano fungere da capri espiatori senza aver nessun potere. E questo si aggiunge che ieri a Montecitorio c'è stata ancora una fumata nera per l'elezione del capogruppo. Quindi vorrebbero affiancare a Di Maio tipo 10-12 persone, immaginatevi, una specie di consiglio d'amministrazione del Movimento 5 Stelle, che lo aiuti, lo supporti, lo consigli nelle decisioni politiche. Immaginatevi, Di Maio che ogni decisione deve chiamare i 12 e
riunirli, dire voi cosa ne pensate, fare ore di discussione per una semplice provvedimento, discussione o quello che sia. Quindi anche questa mi sembra un qualcosa di improponibile, no? 13, immaginatevi 13 persone su cui poi è facile scaricare anche la scelta. E non è stato Di Maio, ma sono stati i facilitatori che hanno fuorviato quello che voleva fare veramente Di Maio e così è andata male. Quindi i dubbi che siano dei capri espiatori è proprio reale, proprio reale. Vi ringrazio per avermi ascoltato, vi rimando al prossimo video e vi auguro buona giornata. Iscrivetevi al canale se volete, non ha nessun costo. Siamo anche su Facebook Tele Italia Notizie, dove potete condividere assolutamente tutti i video, non solo in Facebook, ma in qualunque posto in internet. Grazie e buona giornata. Arrivederci.